una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Siamo in compagnia di mister Fabio Caserta al termine di un derby combattuto quasi al sangue, si è visto anche il sangue in alcune circostanze, 90 minuti di alta tensione, di alto nervosismo, in alcuni casi anche poco calcio, ma più calci. Alla fine è arrivato un pareggio sostanzialmente giusto, possiamo dire. Ma è una partita sentita da parte di tutte e due le squadre. Tutte e due le squadre, scusate, avevano voglia di vincere, l'hanno dimostrato anche oltre la gara tra virgolette normale. Ci sta, il nervosismo ci sta, perché nessuna delle due voleva perdere, però al di là di tutto sono contento perché è un punto importante contro una squadra forte. Primo tempo secondo me è un po' meglio loro, il secondo tempo secondo me è meglio noi, quindi sono molto contento e soddisfatto della grande prestazione, anche se magari non si è visto il gioco delle altre partite, però l'attenzione, la voglia di non perdere, vai sotto con un gol un po' rocambolesco. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Un punto che sostanzialmente serve di più alla Juve Stabia e di meno alla Casertana, sei d'accordo? No, io dico che sono un punto che serve sia alla Casertana che alla Juve Stabia. Voi fate la classifica, noi pensiamo a partita dopo partita ed è giusto che sia così. La classifica la guardiamo un po' più là adesso. Ci godiamo questo punto, ripeto, contro una squadra forte che ha fatto una buona partita. Sapevamo le difficoltà, però ripeto, il temperamento, la voglia di lottare fino alla fine da parte dei ragazzi è stata veramente bello da vedere. No, l'ho appena detto, la Casertana è una buona squadra, ha giocato bene. Secondo me, però non lo so, le altre partite, è una delle migliori partite che ha fatto la Casertana, perché tecnicamente sono una squadra valida, come ho detto, tecnicamente, quindi il campo aiuta anche un po' tutte le squadre. Nel nostro campo magari si gioca molto di più la palla rispetto magari a Caserta, che è un po', soprattutto quando piove, ma non solo Caserta, un po' tutti i campi in erba naturale, quando piove è un po' pesante, tante giocate non riescono, invece qui dà possibilità di giocare a tutte le squadre. Ma assolutamente nessun campionato, a me la cosa che mi preoccupa non sono i risultati, mi preoccuperebbe la prestazione della squadra. Quando una squadra reagisce così, ma non vedo, noi non siamo partiti per vincere il campionato, forse gli altri si sono messi in testa che dobbiamo vincere, dobbiamo fare 30 vittorie consecutive. Se guardiamo i risultati delle altre squadre, tutte le altre squadre soffrono perché il campionato è così. Il Catanzaro pareggia in casa col Bisceglie, il Potenza vince, stravince contro il Catania 3-0. Io credo che, se non sbaglio, la Viterbese perde in casa con Rieti. Sì. Se dopo due pareggi parliamo di crisi, siamo fuori da ogni contesto. Io dico che è un grande inizio di campionato da parte della Stabia. Io non parlo di crisi. Forse ci siamo abituati troppo bene. Forse vi siete abituati voi troppo bene. Io valuto la squadra e la prestazione. Io mi preoccupo quando non c'è la prestazione della squadra. Siccome la prestazione c'è stata anche, paradossalmente, mi sembrerà strano, a me oggi la Juve Stabia di tutte le sei partite precedenti mi è piaciuta più di tutti, al di là del risultato, perché è una squadra che va sotto, lotta fino alla fine. Siamo stati sfortunati che quando avevamo l'uomo in superiorità numerica si è fatto male Canotto, recuperi la partita, lotti tutto il secondo tempo e sta nella metà. Non ho visto un tiro il secondo tempo da parte della Casertana. Se poi volete parlare di crisi, allora è crisi per voi, io sono strafelice, altro che crisi. Ecco, l'unica nota negativa di questa gara è proprio l'espulsione di Owasni, ne parlavamo prima anche con Calò, nessuno si è fatto la spiegazione di questa espulsione e questo infortunio di Canotto. C'è già qualche impressione, è davvero a caldo, però quali sono le condizioni?
Ma Canotto è uscito perché ha avuto un fastidio alla caviglia, vediamo, speriamo che non sia niente di grave. L'espulsione di Bruno non l'ho vista, poi non mi piace parlare a caldo, mi piace poi valutare, vedere, non lo so cosa è successo, quindi non mi va neanche di giudicarlo. Ecco, invece per quanto riguarda la gara, ne parlavamo prima con Calò, lo spostamento di Mastalli vicino a Calò all'inizio del primo tempo ha dato qualche un po' di sostanza, perché lì sembrava che almeno nel primo tempo, ecco, tu hai detto giustamente meglio loro il primo tempo, meglio noi il secondo, ha aggiustato un po' le cose, però è mancato magari, ecco, la fisicità lì in mezzo. No, non sono d'accordo su questo, noi siamo partiti con un modulo, poi per caratteristiche ho deciso di alzare un po' Carlini. È pur vero che non possiamo pretendere che i giocatori, Carline come tutti gli altri, possano stare al 100% dal punto di vista soprattutto fisico. Sbagliavamo qualcosa perché magari Max si alzava un po' troppo dove stava Paponi, e quindi non riuscivamo a tenere il giocatore tra le linee che mi serviva a fare da collante tra centrocampo e attacco. Ho deciso di mettermi a due, che, sapendo anche la possibilità, le caratteristiche dei calciatori che ho in rosa soprattutto in mezzo al campo, ma quando ti metti a due gli esterni d'attacco li stringi dentro al campo sei sempre messo bene. Noi sbagliavamo più che altro in uscita, quando avevamo palla sbagliavamo più l'uscita in fase di possesso, in fase non possesso e ripeto, la Casertana ha fatto meglio il primo tempo perché aveva più dinamismo, cercava di più la giocata, però ripeto, giocavamo contro la Casertana, una squadra che è forte, attrezzata per vincere. Il secondo tempo meglio, perché poi magari Mastalli ha un altro tipo di caratteristiche rispetto a Carlini, ho messo più un centrocampista, più di, diciamo, centrocampista puro, e abbiamo trovato, siamo trovati, ma non per demerito sicuramente di Carlini, ma perché non possono essere e non possono stare tutti al 100% ogni partita lui. Questo l'ha sofferto un po', però nel complesso sono molto contento. Una gara che però lascia rammarico anche per quell'occasione di Mastalli sullo 0-0. Ecco, non vogliamo mettere la croce addosso a Mastalli, perché sono gol che hai sbagliato purtroppo anche tu in passato. Quindi, ecco, però una partita del genere la porta via anche l'episodio. E come dicevi tu, poi l'episodio, superiore numerica, si fa male Canotto e ti tarpa un po' le ali. Ma il calcio è fatto di episodi, perché alla fine queste partite, dopo, a mio avviso, ripeto, una grande prestazione dal punto di vista soprattutto caratteriale, rischi la maggior parte delle volte di perderle. Magari a volte giochi male, un calcio piazzato porta a casa 3 punti. Sono episodi, a volte vanno bene, a volte vanno male. Noi abbiamo avuto diverse occasioni, anche se la Casertana, ripeto, forse il primo tempo ha giocato meglio, però noi abbiamo avuto l'azione un Mastalli, un calcio ad angolo, di Canotto, bravo. Portiere, sì. Abbiamo avuto diverse occasioni per poter fare gol, il secondo tempo molto di più, ma ripeto, io sono strafelice della prestazione e dell'atteggiamento che hanno questi ragazzi, che dal mio punto di vista fare l'allenatore di questa squadra è un qualcosa di eccezionale, perché lottano fino alla fine, e questa è la cosa più importante. Ecco, sei strafelice pure di quello che ha fatto il pubblico, questa bellissima coreografia all'inizio della partita, segno che loro ci tengono e volevano dare una mano alla squadra. Ma il pubblico ci tiene sempre a Castellammare, e oggi veramente si è visto un bel colpo d'occhio. E dispiace, perché ci tenevamo noi a regalare 3 punti, però fine partita hanno visto tutto il lavoro che ha fatto la squadra, la voglia di lottare, e sono rimasti secondo me molto contenti, sono dalla parte dei ragazzi. Speriamo di continuare così, perché giocare con questo pubblico per noi è molto importante.